I Veneti antichi offrivano ritualmente la spada alle acque e la gettavano nel fondo dei laghi. Anche nei laghi della Scozia e del Galles venivano lanciate delle spade votive deliberatamente incurvate e dedicate al culto della dea tribale. Nel Medioevo la spada Excalibur riemerge dall'acqua. La signora del lago la offre a Re Artù. Nell'Atlantico i Veneti avevano colonie in Bretagna, in Galles, Scozia e Donegal, esattamente le regioni dove è nato il mito di Re Artù. Nel libro L'Alba dei Veneti ci sono le prove che la leggenda di Re Artù ha origine dai Veneti dell'Atlantico. Adesso non abbiamo la presunzione di costruire iperboli storiche o di rivedere il corso degli eventi, però è interessante fare questo tipo di approfondimento, soprattutto se abbiamo l'occasione di avere con noi qui l'autore del libro che avete visto proposto durante la copertina, che è Piero Favaro. Buonasera Piero. Ciao. Senti, chiariamo subito le cose, no? Allora, uno potrebbe travisare e dire allora Re Artù era veneto, no? E Attenzione, invece come funziona? Spiegaci si bene, parla se no dei dopo ci Veneti accusano di dire della, stupidaggini. esatto, si parla dei Veneti dell'Atlantico, che era un popolo di navigatori che aveva delle colonie ai due lati della Manica, aveva colonie in Galles, in Scozia e addirittura anche in Irlanda, nel Donegal. Anche E Bretagna, ho anche visto in male. Bretagna, sì, Bretagna, l'Armorica, ok. quella di Asterix Sì, e di dove c'è il villaggio di Obelix, Asterix e Obelix, no? infatti, Contro i romani. fatto sta che storicamente questi Veneti della Bretagna sono stati sconfitti da Cesare. Ma Cesare aveva degli intenti di propaganda, aveva detto al Senato che i Veneti erano stati fatti tutti schiavi, che il Senato dei Veneti era stato decapitato, ma invece in realtà era solo una manovra propagandistica perché i Veneti hanno continuato a prosperare. Se si fa Avevano, propaganda adesso sì, che in quella teoria la volta gente può anche, sì, perché informarsi, aveva problemi figurati con ai tempi, Pompeo, no? no? Perché Pompeo in Oriente aveva dei successi strepitosi. Allora, Cesare, attraverso le sue battaglie in Gallia, doveva dimostrare che era altrettanto potente e valido come generale. I Veneti, della Bretagna avevano diverse colonie che vanno a coincidere proprio con le zone dove si è sviluppata la leggenda, il mito, di Re Artù. E penso che sia uno dei pochi popoli che possono, vantare, questa presenza. E un altro popolo, un'altra tribù è Sì, quella perché dei... il mito di Re Artù è, diciamo, un personaggio Allora, immaginario, beh, diciamo, no? questo è Leggendario, ecco, diciamo così, controverso. no? Probabilmente ci sono due elementi. C'è l'elemento leggendario, mitico, che è molto antico, è probabilmente Ecco, qua ci danno precristiano. dalla regia lo sviluppo proprio della parte Ecco, francese, abbiamo visto, no? qui Adesso si non più. vede l'estremo confine di Roma, che era il Vallo di Antonino. Ok. Sono zone raggiunte dal Ma che altezza generale è quello di Agricola, Antonino? Perché Adriano è più in su, no? dove È con comincia la la Scozia Scozia. Ah, praticamente. ok. Divideva la Scozia, incredibile che proprio in quelle zone, l'estremo confine di Roma, fosse arrivato Agricola, un generale romano originario di Cividale.
e che aveva combattuto e aveva anche iniziato una tattica particolare, cioè lui, diversamente dagli altri generali romani che combattevano solamente nella bella stagione, lui combatteva anche d'inverno, giusto per impedire al nemico di riorganizzarsi. Ok, sì, detta adesso sembra scontato, però Sì, per i tempi, no? Scaldarsi e tutto quanto credo fosse esattamente. impegnativo, no? Ecco, tra le varie tribù che sono comparse nella carrellata delle immagini ci sarebbe un'altra tribù che è quella dei Votadini, che però è una zona più orientale della Scozia e che secondo Aleister Moffat, che è ex rettore dell'Università di St Andrews in Scozia, L'ateneo più potrebbero prestigioso della Scozia, tra essere l'altro, loro, però facendo il confronto alla fine i Veneti hanno dei vantaggi, non solo perché sono presenti in tutte queste zone, ma anche perché, non so se hai presente il mito di Avalon, quest'isola dove sì. Re Artù morente si è rifugiato, è tornato da queste 9 fanciulle, eccetera. Quest'isola poteva essere presente nella costa dei Veneti, che era frastagliata, piena di isole, mentre invece nella parte dei Votadini ci sono proprio le isole, no? Perché questo è uno degli elementi a favore dei Veneti. Chiaro che il mito di Re Artù tira, adesso è nelle Ha sempre, sale. sempre tirato il mito di Re Sì, Artù, ma no? Cioè, è una incredibile, per roba. secoli e tutt'oggi, perché nelle sale Facessimo cinematografiche. noi una classifica delle cose che dal punto di vista della leggenda storica tirano Esattamente, di è il primo più nella posto, top diciamo, nel 5, no? Medioevo è al primo posto. Tant'è Esatto. che perfino oggi, voi Ma perché vedete. piace tanto il Medioevo, secondo te? Ma Nonostante venga. secondo me Re Artù in particolare perché c'è il mistero. Se noi Ah, ok. sapessimo di Re Artù la data di nascita, le battaglie che ha fatto, dov'era la sua corte, sarebbe un nome come tanti nei libri di storia. Invece il mistero, il fatto che nessuno realmente sa chi era. Però è La più facile storiografia andare a cercare la ufficiale tribù. dice qualcosa, la storiografia ufficiale Ma o quella che no, identifichiamo viene come tale? studiato seriamente appunto dagli studiosi, dagli storici, però a tutt'oggi non c'è un'identificazione precisa accettata da tutti. Allora, diciamo in un certo senso, per evitare l'ostacolo, se noi invece andiamo a studiare la tribù che ha dato i natali a questa leggenda, allora il tutto ci Riusciamo a diventa far più circoscrivere un po' facile, di più la sì, possiamo cosa? circoscrivere, perché anche all'interno della Bretagna ci sono delle zone circoscritte, la zona di Van, dove c'erano i Veneti, e proprio lì si è sviluppata la leggenda. Per esempio anche nel Galles, se noi andiamo a dividerlo, vediamo che proprio nel Galles settentrionale e Sì. meridionale si è sviluppata la leggenda, e lì c'era una tribù che si chiamava Venedoti. Nella Scozia, la Scozia anche grande, la leggenda si è sviluppata nella zona est maggiormente, dove c'erano i Venicones, che probabilmente erano anche loro una tribù veneta. Venicones non assomiglia molto a Veneti, ma attenzione, Veneti era il nome dato dai Romani. I Veneti antichi chiamavano se stessi Venetcans, e quindi tra Venetcans e Venicones c'è Una sorta di una assonanza, certa dici? assonanza, esattamente, e fra le varie colonie ce n'era una anche nel Donegal, in Irlanda, e lì Sì, c'erano i Venicni. che nella parte occidentale dell'Irlanda, Esatto, no? esatto. Lì c'erano i Venicni, qui c'è, diciamo, una parentesi anche simpatica, nel senso Andiamo con la che simpatia. fra i vari clan scozzesi c'è il clan MacTavish, e io sono in contatto anche con alcuni storici di questo clan, che mi Sì. danno ragione, per la verità. E praticamente ci sarebbe stata una sorta di discendenza, no, di questi Venicni, di questi Veneti dell'Irlanda, per cui attraverso questo clan si sarebbe in un certo senso mantenuto un qualcosa fino ai nostri giorni, in linea almeno teorica, chiaramente. Senti, cosa dice la storiografia ufficiale sui Veneti, no? Dice che sono popolazioni autoctone, Sì, no? adesso parlando dei Veneti dell'Adriatico, no? Quelli non so, Quelli di adesso. quelli adesso, che però erano molto diversi dai Veneti antichi perché avevano un'altra lingua, avevano un'altra religione, forse anche un altro aspetto fisico, perché Sì. probabilmente
secondo la tradizione ufficiale accademica, sono autoctoni, okay. E non si discute più dal 1980, argomento chiuso. Mentre invece secondo il mio libro, ma io non sono isolato, non sono un solitario, anche secondo altri studiosi stranieri, per esempio Madame Bader della Sorbonne, i Veneti erano originari del centro Europa, del Baltico, e attraverso proprio la via dell'Ambra, perché commerciavano l'Ambra, sono scesi giù piano piano fino al delta del Po e poi a est, che sarà la capitale dei Veneti antichi. Quindi questa è... Cioè erano tanto diverse rispetto a quelle di adesso, ma già commercianti. Sì, no, alcune cose sono rimaste sempre, sì. In queste varie parti d'Europa, come in Bretagna e come nell'Adriatico, vediamo che la regia ci fa vedere che la sono cartina dei fino commercianti. A est proprio, ecco, no? Questo invece è un altro aspetto dei commercianti, perché... probabilmente dalla zona baltica sono arrivati in Bretagna. Lì però no, non c'era ambra, c'era un'altra cosa molto preziosa che era lo stagno. Okay. Lo stagno ti serviva... avrei detto le ostriche, io non sto pensando alla Bretagna. Le anguille, no? C'erano praticamente queste miniere in Cornovaglia, per cui i Veneti attraversavano con le loro navi la Manica, prendevano lo stagno, lo facevano arrivare fino in Veneto, in Adriatico, e da qui arrivava nelle battaglie dei Greci, che consumavano tonnellate di stagno, perché entrava come lega nel bronzo. Delle lance, cose del genere. E quindi, mentre la via dell'Ambra è nota, perché più o meno tutti la conoscono, l'hanno ricostruita, invece per la via dello stagno, è un qualcosa di nuovo nel mio libro, ho cercato di ricostruire. Vedete, tu fai questo tipo di analisi anche. Vedete l'Acus Venetus, che sarebbe il lago di Costanza, e quindi la traiettoria che passa attraverso la Svizzera. Ecco, io ho sempre cercato di andare nei posti. Ci sono anche delle immagini di Neuchâtel, no? Sul sì, lago di esatto, Costanza, esatto, libro, esatto. No? Lì passava la via dello stagno. Io ho questa peculiarità di andare nei posti, vedere, parlare sia con gli accademici, ma con qualsiasi studioso, chiunque può portare delle notizie, perché questo è importante. Per cui sono stato in Svizzera, ho visitato i musei, come sono stato in Galles, come sono stato in Scozia e nelle varie parti. Certo, discutendo, io ho incontrato anche degli scrittori che hanno scritto libri su Re Artù, ma caso strano, sì. Gli scozzesi dicono che è scozzese. I gallesi dicono che è gallese, i bretoni dicono che è bretone. Cioè, è un po' tipo Cristoforo Colombo, no? Esatto, che gli spagnoli tutti, dicono che è spagnolo, esatto, gli italiani che è italiano. Esatto, ho sentito questa teoria, no? Ci si appropria un po' del mito, cerca, no? Come ha fatto anche la Chiesa in un certo senso, perché in realtà il mito del Santo Graal, cioè la coppa, sì. Perché ricordiamo che è collegata a Re Artù, certo, no? Al mito del Santo certo, Graal, i cavalieri della tavola rotonda erano altra ricerca, icona su cui sono esatto, costruiti esatto, film, però, libri. Esattamente, ma è un qualcosa di tardo che è stato aggiunto dopo nella fase, diciamo, letteraria. Se noi vogliamo capire veramente l'origine del mito, dobbiamo studiare i testi più antichi, e in questi testi non esiste il Graal. Anzi, Re Artù va nell'oltretomba, nel regno dei morti, a cercare un calderone, che è comunque sempre un recipiente che però ha a che fare, diciamo, con il regno dei morti. Anche tu dici Veneti, che la dinamica, diciamo, del calice sia più legata all'iconografia, forse è stato ripreso, in un certo senso è stato ripreso, così, cioè no? Il calderone è diventato una coppa, è stato cristianizzato, sì, con Giuseppe d'Arimatea. E a me questo calderone, il collegamento col Regno dei Morti, fa venire in mente anche presso i Veneti dell'Adriatico la Situla, che era una specie di secchia che raccoglieva comunque le ceneri dei morti, perché i Veneti avevano l'aspetto caratteristico della loro cultura di bruciare i morti e di raccogliere le ceneri in queste urne o anche nelle situle di bronzo. Quindi una certa analogia in questo senso si può intravedere, ecco, perché tante leggende sono universali. Voi avete visto anche la spada che veniva lanciata nei laghi. Questo si faceva sia qui, cioè qui, okay, nel video introduttivo, insomma, no?
e si faceva anche nei laghi della Scozia, laghi che ho visto di persona, oppure nei laghi del Galles. È, diciamo, un rito antico, comune, che denota tu dici, no, delle come, radici. Come può essersi come dire, tramandato allo stesso modo in posti così lontani? Una sorta di attinenza ci potrebbe essere? Può darsi, appunto, nella teoria che ci sia un'origine perlomeno culturale comune ai Veneti, che dall'inizio, dal Baltico, si sono dispersi in varie zone dell'Europa, sempre per motivi commerciali. Lungo queste vie loro costruivano delle colonie e poi dalle colonie si sviluppava un centro importante, delle città, eccetera, lungo queste vie che andavano attraverso l'Europa, per cui erano dei viaggiatori a lungo raggio. Ecco, erano un popolo mite che, insomma, non amava la guerra, perché la guerra è tipica degli imperi, però sapevano difendersi. La cavalleria veneta era famosa, è quella che ha salvato Roma, perché se i Veneti, che erano alleati di Roma, non avessero attaccato alle spalle i Celti, che con Brenno avevano conquistato Roma, l'impero romano non sarebbe mai esistito. Certo, ecco. Ma senti, tu sei di professione medico, sì, no? E uno ti può dire, cosa ne sa il medico? Lasci fare agli storici, no? Sì, ma immagino che questa dico. Cosa... Fa il medico, che ne è già abbastanza. Oggi, dico, no? Ma lei perché non fa il medico? No, in realtà il libro ha avuto abbastanza successo, devo dire, tant'è che la prima edizione è esaurita, sono le ultime copie in giro nelle librerie. E adesso dobbiamo fare la ristampa a settembre, faremo un ebook e poi è uscita anche l'edizione in inglese, perché ho pensato è giusto entrare nel circuito internazionale per sì. far conoscere per questa avere teoria. Anche magari più Ma credibilità, perché no? All'estero nessuno sa niente dei Veneti, in realtà hanno un bagaglio di grande spessore, secondo me tutti gli autori antichi ne parlano, dicono che era un popolo molto numeroso. Addirittura sbucano nei posti cruciali della storia d'Europa, per esempio con Omero c'erano questi Eneti, questi Veneti del nord della Turchia, che avrebbero partecipato alla guerra di Troia. Quindi i Veneti li troviamo un po' dappertutto, sono probabilmente un popolo che ha una certa antichità, sicuramente nella zona dell'Adriatico sono almeno dal 1000 a.C., però già prima, intorno al 1200 a.C., nell'età del bronzo, c'erano già i germi della loro cultura, che poi si sono diffusi. Certo, ma questo interesse per loro come è nato? Un po' una ricerca delle origini? Sì, è partito più che altro da un interesse mitologico che poi ho arricchito con gli aspetti storici e con gli aspetti archeologici e anche genetici, perché io come medico chiaramente penso che le prove per questa questione dibattuta, veneti autoctoni o veneti emigrati dal Baltico fino all'Adriatico, potrà essere risolta attraverso la genetica. Adesso c'è la genetica degli aprogruppi, che è una grande rivoluzione. Gli aprogruppi sono dei geni muti, nel senso che non si esprimono nei caratteri esterni, però vengono ereditati di padre in figlio. Ok. Io per esempio ho l'aprogruppo G, questo significa che, chi lo sa, 7.000-10.000 anni fa qualche mio antenato era in Georgia, perché l'aprogruppo G viene dalla Georgia. Quindi poi è Caucaso. Esatto, caucasico. Come si dice, no? Sì, di tanti, di caucasico. È possibile che attraverso la via dei grandi fiumi dell'Ucraina, cioè il Dnieper, il Don, perché ricordiamo che dove c'era Troia le navi non potevano passare, c'erano delle correnti fortissime, per cui bisognava attendere molti secoli e navi molto potenti per attraversarlo. Quindi l'unico sbocco dal Mar Nero era verso questa via che attraverso questi grandi fiumi portava nel Baltico. Poi dal Baltico, come sappiamo, c'è stata questa discesa di popolazioni alla fine dell'età del bronzo, che si sono diramate in modo esplosivo in varie parti d'Europa. Se noi dovessimo comprare questo libro, Piero, dove potremmo andare? L'Alba dei Veneti? A parte libro, internet, no? Il che il immagino libro sia presente. È diffuso in tutte le librerie del Friuli, però è un momento particolare, sono rimaste appunto le ultime copie in circolazione. La copertina
è fatta da un artista. Beh, che è quella che tiene sì, la ragazza. È fatta, questa bella ragazza, complimenti sì, per la scelta. È Miss Veneto, ah, okay, vedi Alessia Rigo, che si è prestata a entrare nell'acqua gelata di una cascata della Slovenia, dove abbiamo girato col drone queste riprese. Abbiamo avuto fortuna perché era una giornata molto bella. Dalle riprese sembra che sia quasi Grecia, no? In realtà era il lago di Monte Croce. Dodecaneso. Sì. Ecco, e come dicevo, nella copertina c'è questa immagine di una divinità, che è la divinità somma dei Veneti antichi, che si chiamava Reitia, e che era una divinità femminile, però posta al vertice della gerarchia delle divinità. Avevano i Veneti questa cosa caratteristica, mentre i Romani avevano Zeus al comando, diciamo, al vertice, i Veneti avevano una divinità femminile, una dea degli animali selvaggi, una dea del lupo, della natura, della scrittura. Sì, legata a questi, della lingua, a questi no? elementi qua. È interessante anche la lingua, perché anche lì c'è una studiosa dell'Università di Heidelberg, Jadranka Gozanovic, che dice che la lingua dei Veneti dell'Adriatico, dei Veneti della Bretagna e il proto lo slavonico hanno degli elementi comuni, ma non solo delle assonanze, proprio degli elementi della grammatica e della costruzione della lingua, per cui ci sono delle conferme anche se non definitive, però che vengono da autori importanti. Questa Gozanovic ha ricevuto un premio da un'associazione americana per il suo libro, quindi le sue teorie all'estero vengono rispettate sicuramente. Certo. Prossimo step, Piero, cosa hai in serbo? Ma come produzione, dici? Sì. Ma adesso in questo momento non sto lavorando, diciamo, sto appunto, ho appena finito di tradurre l'edizione inglese, per cui dovrò fare della promozione per questa edizione. Il 1° giugno sarò a Lubiana a presentare il libro nel contesto di un evento, e poi vedremo. Beh, sei sempre attivo comunque. Sì, mi sì, raccomando, sì, certo. Ormai... No, beh, queste sono cose infinite che praticamente uno scava, non finisce non mai. Non si finisce mai a trovare cose. È come una miniera d'oro che non si esaurisce mai. Cioè, studiare i Veneti è una cosa che, difatti, questo è il secondo libro. Più o meno sono arrivato tra il primo e il secondo a 500 pagine, sempre sullo stesso argomento. E poi, appunto, con la genetica, io sono in contatto con grossi studiosi di genetica, che leggeranno adesso la mia versione inglese. Io spero che questo sia un impulso per studiare magari in equipe questi Veneti all'estero, visto che in Italia purtroppo non c'è un interesse reale. Non ti aiutano tanto, beh, insomma, aiutano. Bisogna guardare oltre confine, ma vediamo sì, che si è già attivato, quindi sì. Mi pare non ci siano problemi da questo punto di vista. Grazie Piero, allora aspettiamo il prossimo libro, così dopo magari parliamo sempre dello stesso argomento, volentieri, però volentieri. Ci sarà qualcosa degli sviluppi di nuovo sicuramente. Grazie anche a voi che ci avete seguito, appuntamento domani sempre alla stessa ora con Viceversa. Buonasera a tutti.